10 cose da fare a Lisbona, parte 2. Andare a mangiare il marisco, cioè i frutti di mare. Vi consiglio la Cerveseria Portugalia, letteralmente birreria, direttamente sul fiume, con vista Monumento delle Scoperte. In Portogallo, infatti, nelle birrerie si servono anche frutti di mare e piatti tipici. Questo è un chilo di ostriche per 15 euro. Poi ci hanno portato i vari arnesi per aprire ed estrarre la polpa dal granchio. Abbiamo ordinato due piatti di marisco. Ogni piatto ha 1 chilo di pesce e costa 49 euro. Ci mangiano bene 3 persone. A pochi passi c'è il monastero Cerro de Geronimos, risale al 1500 e la costruzione richiese 100 anni, edificato sopra la piccola chiesa dove Vasco da Gama vegliava prima di partire per i suoi lunghi viaggi in mare. Con la rivoluzione liberale del 1820 i monasteri chiusero e i monaci per sopravvivere si misero a vendere lì vicino dei dolcetti alla crema. Quella pasticceria c'è ancora ed è la più antica di tutta la città, risale al 1837 ed è proprio di fianco al monastero. I dolcetti sono i pastel de nata, diventati poi famosi in tutto il Portogallo.